Quando il mercato unico europeo è stato creato nel 1985, il mondo era totalmente diverso, era tutto molto più piccolo, oggi molto più grande e soprattutto grandi e nuove sfide. Ma soprattutto il mercato unico si è rivelato uno straordinario mobilitatore di energie, ma allo stesso tempo troppa parte dell'Europa non ne ha tratto il vantaggio necessario, sia dal punto di vista delle persone che dei territori. La grande sfida che mi sono trovato di fronte con il rapporto che ho scritto per le istituzioni europee è proprio quella di come far sì che tutti abbiano vantaggio dal mercato unico, non soltanto la parte della popolazione che è più mobile e cosmopolita, ma anche la parte della popolazione che vuole rimanere là dove è nata e cresciuta e non vuole muoversi, e allo stesso tempo il tema dei territori, non soltanto i territori più sviluppati, ma anche e soprattutto i territori ai quali dobbiamo garantire servizi di interesse generale, dobbiamo garantire la capacità di avere i servizi di istruzione, i servizi medici. Quello che sta accadendo in Europa oggi è troppo spesso invece una mobilità che va tutta in una sola direzione, da sud verso nord oppure da est verso ovest. In questo senso le proposte del rapporto vanno tutte nella direzione di un'Europa più sociale, di un'Europa che dia più opportunità, di un'Europa che sia effettivamente più in grado di dare risposte a tutti.